appuntamento dei dialoghi sulla salute globale, un momento di approfondimento con i maggiori esperti di salute globale e un percorso che ci porterà da qui al prossimo 9 novembre al Festival della Salute Globale che si svolgerà a Padova fino al 15 novembre. Questo è un progetto degli editori La Terza che ha come partner, come media partner, il Mattino di Padova, di cui io sono giornalista. Buongiorno soprattutto all'ospite di oggi, che è il dottor Massimo Andreoni, che è il direttore delle malattie infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma ed è direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, il SIMIT. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Partiamo ovviamente dal grande tema del momento, che ormai abbiamo imparato a conoscere in ogni sfumatura, pur con tante lacune che ogni giorno manifestiamo in ogni ambito, che è il Covid-19. Ma non rimaniamo ancorati a questo argomento, anzi, l'altro argomento che affianchiamo al Covid-19 è quello dell'epatite C. Dottore, abbiamo imparato a conoscere gli effetti, i danni, mi passi questi termini magari poco scientifici, della pandemia da Covid-19, analizzando quei report che quotidianamente ci vengono forniti. Noi sappiamo quotidianamente il numero dei contagiati in Italia, nelle nostre regioni, il numero dei decessi, il numero dei negativizzati, gli isolati, insomma, un quadro molto completo della situazione. Non abbiamo però forse percezione di tutto quel sommerso che la pandemia da Covid ha creato. Un ambito molto sommerso è probabilmente quello dell'epatite C. Ho avuto la possibilità di parlare con lei qualche giorno fa e lei mi indicava come l'Italia fosse uno stato sostanzialmente virtuoso in quest'ambito. Uno stato che a fronte di una previsione dell'OMS di eradicazione del virus entro il 2030, 2030 appunto, l'Italia avesse in previsione di poter eradicare il virus dell'epatite C già nel 2029. Poi il Covid ha complicato le cose ed ecco qui quel sommerso appunto che ci può raccontare benissimo lei in questo momento. Sì, certamente il problema del sommerso nelle malattie infettive è un problema sostanziale, come potete immaginare, cioè sommerso vuol dire persone che hanno la malattia ma non sanno di averla, quindi la possono trasmettere senza avere cognizione di questa cosa, diciamo. Questo ovviamente l'abbiamo imparato in questi giorni, vale per il Covid, in cui ci sono soggetti asintomatici che trasmettono la malattia. L'abbiamo imparato negli anni passati con il concetto dell'HIV, dell'AIDS, quindi persone che trasmettevano la malattia perché non avevano fatto il test e quindi non sapevano di essere malati. L'abbiamo iniziato a discutere sull'epatite C. L'epatite C è questa malattia in cui l'Italia è tra i primi posti al mondo per prevalenza, quindi su numerosità di soggetti infettati sulla popolazione. Si calcolava che in Italia ci fossero circa almeno 1 milione di soggetti malati. Bene, quello che abbiamo imparato a conoscere dagli studi è che esistono tante persone, oggi si calcola che esistano almeno 200.000 persone, probabilmente anche qualcosa in più, che sono malati da virus dell'epatite C e non sanno di averlo. Questo problema ovviamente crea un problema per il singolo infetto, il quale magari come fa questo virus, che è un virus molto subdolo, per tanti anni sta in condizioni di salute buone, discrete, senza accorgersi di avere il virus addosso. Poi dopo magari 10-20 anni di questo stato di benessere, improvvisamente sviluppa la cirrosi, alcune volte l'epatocarcinoma, quindi un tumore del fegato, quindi condizioni estremamente gravi. Ed è un grande problema per la comunità, perché quella persona in quei 20 anni di malattia non riconosciuta può trasmettere l'infezione ad altre persone. È una malattia che si trasmette per via parenterale, ma anche per via sessuale, quindi ovviamente modalità possibili di trasmissione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di far emergere, di trovare queste 200.000 persone infette che non sanno di averlo, diciamo. E questo è un compito molto importante, come giustamente diceva il moderatore, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci riconosceva come stato virtuoso, perché eravamo in linea con i parametri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dato per eradicare il virus dall'Italia nel 2030 e noi eravamo su quella strada. Quella strada voleva dire emersione del sommerso, cioè
trovare le persone infette che non sanno di averlo, trattarle e trattarle con successo, diciamo. Queste due cose ulteriori che potrebbero sembrare complicate in realtà oggi sono molto semplici, perché la terapia è data gratuitamente a tutti e perché abbiamo farmaci che nel 97-98% dei casi sono di successo, cioè riescono a far guarire la persona. Quello che manca è lo screening, e lo screening ovviamente la pandemia da Covid lo ha rallentato fortissimamente, quindi noi abbiamo smesso di fare screening perché ci siamo esclusivamente rivolti verso a questa patologia, che ovviamente merita la nostra attenzione, ma dimenticarci delle altre cose, come in questo caso dimenticarci del virus dell'epatite C, ha fatto sì che noi in questo momento non siamo più in quella linea virtuosa per raggiungere il traguardo del 2030. Stiamo perdendo quel percorso, e questa malattia sta ovviamente riprendendo, cioè calcolate che si calcola che ogni anno ci siano circa 3.000 persone che si infettano con il virus dell'epatite C, e quindi aver smesso di trattare le persone ha comportato che quel sommerso si è rigonfiato ulteriormente, cioè sta riaumentando, quindi dobbiamo riprendere la strada lasciata. Ecco, da qui mi collego alla questione Covid. Il Covid ovviamente ha distratto l'attenzione, anche qui mi perdoni la banalità dell'affermazione, ma è concretamente così. Non solo per l'attività di screening che è venuta meno o che comunque è rallentata, ma anche per gli stessi trattamenti. L'iniziativa che lei ha proposto già concretamente in alcune zone d'Italia, in alcune città, è questa. Approfittiamo dello screening da Covid-19, cioè i tamponi piuttosto che i test rapidi, e abbiniamo a questo screening per il Covid-19 anche quello per l'epatite C. È un modo, è un approfittare di un elemento negativo per in qualche maniera riprendere quello screening che abbiamo imparato a comprendere come fondamentale. Il Mattino di Padova ha raccontato per molte settimane l'importanza, per esempio, dello screening Covid AVO, cioè questa comunità in cui tutta la popolazione è stata screenata una volta individuato il Covid, e che proprio grazie a questo monitoraggio è riuscita di fatto a debellare in questa piccola comunità di 3.300 abitanti il virus stesso, o comunque a contenerlo. Ecco, siamo tutti, abbiamo imparato l'importanza dello screening, e questa iniziativa è sicuramente una delle proposte che lei ha avanzato e che penso possa avere una valenza molto importante. Ci può spiegare un attimo come si può calare? Sì, certamente, come dice lei, diciamo giustamente, abbiamo un'opportunità, cioè vediamo nell'aspetto di questa grave pandemia che sta colpendo noi e tutto il mondo l'opportunità di far sì che al momento stesso che noi andiamo a testare le persone per vedere se hanno avuto o non hanno avuto il Covid e quindi in che condizioni sono rispetto a questa malattia, in quella stessa circostanza cogliamo l'occasione e magari con la stessa puntura fatta al dito, quindi con una goccia di sangue, possiamo vedere se hanno o non hanno avuto l'epatite C. Questo diventa un sistema molto semplice, come giustamente lei ricordava, noi l'abbiamo applicato in diverse circostanze, in diverse situazioni in Italia, ed è stato ovviamente molto gradito, perché quando noi diciamo alle persone venite a fare lo screening per l'epatite C, in questo momento effettivamente le persone hanno altri pensieri per la loro testa. Abbiamo visto quando dicevamo a quelle stesse persone venite a fare lo screening per il Covid, e poi al momento che arrivavano, e arrivavano in grande numero, gli si diceva volete fare anche lo screening per l'epatite C e spieghiamo qual è il rischio e qual è la malattia, abbiamo sempre ottenuto grandi consensi e ovviamente grande disponibilità, perché le persone sono sempre interessate al loro stato di salute. E quindi io credo che questo tipo di opportunità sia un'opportunità in qualche modo da non perdere. Vorrei aggiungere a questo discorso il fatto che lo Stato italiano, in maniera direi assolutamente corretta, ha stanziato nel decreto mille proroghe per il 2020 e per il 2021 ben 71 milioni e 500 mila euro per lo screening dell'epatite C. Quindi diciamo, questo ovviamente, come potete capire, il mille proroghe è un qualche cosa di cui si discute a dicembre, quindi era un qualche cosa, una discussione avvenuta prima del
del Covid. Ecco, lo Stato aveva percepito il grido di allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi ha fatto questo stanziamento per tutto questo. Quindi in questo momento abbiamo i fondi per poter fare lo screening per l'epatite C, dobbiamo trovare le modalità per applicare questi soldi per poter fare questo screening. Quindi questo appello che noi stiamo facendo come società scientifica di malattie infettive, ma alla quale hanno partecipato le associazioni dei malati, ha partecipato la Società Italiana per le Malattie del Fegato, l'AISF. Quindi voglio dire, c'è grande consenso a livello sia scientifico che a livello sociale da parte delle associazioni per far sì che non si perda questa occasione, perché evidentemente siamo già a settembre, ancora non abbiamo utilizzato questo fondo, si rischia che i soldi stanziati per questo fondo per il 2020 non vengano utilizzati e abbiamo perso una grande occasione per fare buona sanità. Perché quello che avevamo ottenuto in modo tale da dare una realtà a quelli che sono i fatti, noi abbiamo ottenuto in questi mesi di trattamento una riduzione precedente al Covid, una riduzione delle morti per epatocarcinoma, una riduzione delle morti per cirrosi, una riduzione significativa dei trapianti di fegato. Quindi la terapia che avevamo messo in atto attraverso le azioni di screening avevano portato dei benefici enormi per la salute delle persone, ma soprattutto in termini anche di costi di sanità pubblica. Quindi dobbiamo assolutamente riprendere quella strada, perché è una strada fondamentale che, alla quale non possiamo in nessun modo restare indietro. Dobbiamo proseguire su questa strada. Insomma, il percorso era segnato, è in positivo e ci sono le premesse per continuare su questo tipo di percorso. I 72 milioni di euro lo testimoniano, quindi lei mi diceva delle difficoltà di sbloccare questi soldi, quindi anche da qui lanciamo l'appello allo Stato per far sì che i soldi che effettivamente ci sono siano destinati ad un percorso che ha dimostrato di poter dare degli obiettivi e dei risultati molto concreti. Dottore, una curiosità, io ho preparato alcune domande, ma mentre lei parla mi stimola delle curiosità. Lei diceva che in Italia abbiamo un'incidenza molto alta, parlava di 1 milione di persone appunto interessate da questo fenomeno. C'è un motivo per cui l'Italia, la nostra Italia, è più votata, è più esposta a questo virus rispetto ad altri luoghi? Guardi, questa epidemia da virus dell'epatite C ha due origini un po' diverse. Un'origine che un po' ha flagellato l'Italia è stata il periodo negli anni 60, 70, ma è iniziato in realtà negli anni 50, dell'uso delle siringhe multiuso, delle siringhe di vetro, no? I più anziani si ricorderanno che nelle case in realtà si facevano bollire le siringhe, quando si andava negli ambulatori veniva utilizzata sempre la stessa siringa. Ecco, quel sistema in realtà ha portato un'enorme diffusione del virus in Italia, e quindi l'Italia insieme alla Spagna sono stati i paesi che a livello europeo hanno pagato il maggior scotto in termini di diffusione di malattia attraverso questo banale semplice sistema, diciamo. E questo è stato una prima fase su cui noi abbiamo pagato un importante scotto in termini di numerosità di casi. Poi, diciamo, l'epidemia ha cambiato un pochino volto e si è iniziata a diffondere attraverso la tossicodipendenza, quindi lo scambio di siringhe. Quindi i tossicodipendenti sono diventati oggi, quelli che fanno uso di sostanze per via endovenosa, il maggior anello di trasmissione di questa malattia. Però, come dicevo prima, poi questa malattia si trasmette anche per via sessuale, quindi è vero che la diffusione è avvenuta e avviene in questo momento principalmente per via parenterale, ma poi attraverso la via sessuale ovviamente può interessare tutto il resto della popolazione. Esiste anche per completezza la trasmissione madre-bambino, madre-fetale, diciamo materno-fetale, che è un altro grande problema di sanità evidentemente. Ecco, però questi elementi hanno portato sì che l'Italia sia a livello europeo, insieme alla Spagna, il paese con più alta prevalenza, e anche a livello mondiale essere una nazione con un'altissima prevalenza e quindi con un gran numero di casi di epatite C. Ecco, un risultato che potrebbe emergere dallo screening che lei ha pensato in abbinata epatite C e Covid
che magari può interessare un po' meno gli ascoltatori nel lato pratico, ma che può interessare la ricerca, è anche quello di evidenziare eventuali correlazioni tra il virus dell'epatite C e quello del Covid. È anche questo un aspetto che è possibile valutare dall'abbinata dei due test, è una cosa che potreste studiare una volta avuti i risultati. Beh, direi di, sicuramente di sì. Devo dire che c'è un aspetto che accomuna molto bene queste due malattie, diciamo, no? Abbiamo imparato che il Covid è una malattia grave nelle persone fragili, e quindi le persone fragili normalmente sono le persone di età un pochino più avanzata e quant'altro. Ebbene, l'epatite C, proprio perché è una malattia a lungo decorso, silente, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione, spesso si manifesta nelle persone più anziane, quindi la cirrosi, l'epatocarcinoma, sono manifestazioni terminali di questa infezione da virus dell'epatite C e noi le vediamo nelle persone più anziane. Quindi capite da questo semplice binomio di eventi che fare lo screening in persone che sono o fragili per il Covid o fragili per l'epatite C, cioè sapere se hanno o non hanno l'epatite C, diventa un binomio vincente in cui evidentemente tutto questo va fatto. Per l'epatite C, ma anche per il Covid, poi siamo interessati a capire quanto il virus circoli anche tra i giovani, perché probabilmente sono loro che alimentano l'infezione. E questo discorso, dico, mi è semplice farlo in questo momento perché quando parliamo di Covid abbiamo ben capito come i giovani giocano un ruolo importante in questo momento nella diffusione dell'epidemia. Per l'epatite C è la stessa identica cosa nuovamente. Quindi vede che ci sono tanti elementi che mettono insieme queste due malattie e giustificano l'idea che queste due malattie debbano essere studiate nelle stesse persone, che quindi lo screening congiunto abbia nuovamente motivi ancora in più per essere effettuato. Le faccio una domanda, professore, che poi ci proietterà nell'altro grande argomento di cui vorrei parlare in questa mezz'ora, che è quello un po' dell'informazione e della comunicazione ai tempi dell'epidemia e della pandemia da coronavirus. La domanda che le volevo fare, e da cui non posso esimermi, è uno sguardo alla situazione attuale della pandemia da Covid. Siamo abituati a sentire tantissimi pareri. Ma quando c'è la possibilità di averli da una persona qualificata come lei, ricordo che lei è il direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, ecco, non posso che chiederle a che punto siamo in questa pandemia da Covid-19? Allora, io partirei da un elemento che è quello che ha fatto grande confusione nelle ultime settimane, in cui anche noi, diciamo, ricercatori, studiosi, abbiamo giocato la nostra parte nell'alimentare confusione. Il virus è sempre uguale, il virus quando colpisce continua a far molto male. Si tratta solo di vedere quali sono le persone colpite. Quando colpisce i giovani, l'abbiamo imparato, è meno severa la malattia, o addirittura è del tutto asintomatica, qua, quando inizia a colpire le persone più avanti nell'età, ed è quello che sta ritornando ad essere in questo momento, voi sapete che l'età media delle nuove infezioni, che era fino a poche settimane fa intorno poco più di 20 anni, adesso è sopra i 55 anni. Quindi man mano che le persone colpite si invecchiano, nuovamente vediamo le persone che si ricoverano in ospedale, nuovamente vediamo le persone in terapia intensiva. Purtroppo abbiamo iniziato a ricontare i decessi. Quindi questo è il primo elemento fondamentale dal quale partire. A che punto siamo? Diciamo, noi siamo in un punto in cui stiamo dimostrando che tutto ciò che abbiamo fatto di buono nella prima fase e tutto ciò che di buono stiamo facendo in questa fase ci permette di contenere abbastanza bene l'infezione, cioè l'infezione, siamo intorno a questi 1700, 1800 numero di casi giornalieri, che è un numero abbastanza rilevante, ma direi che se si riesce a mantenere vuol dire che stiamo contenendo l'evoluzione dell'epidemia. Quindi se noi riusciamo a continuare a mantenere le misure di contenimento, mascherina, distanziamento, fare molti tamponi, che è un elemento fondamentale nel contenimento dell'infezione, perché trovare i soggetti positivi, isolarli e studiare i contatti per isolarli a loro volta laddove fossero positivi, è quelle che sono le armi fondamentali
per il contenimento di questa malattia. L'esempio forse stona, non è quello corretto, però in Cina attraverso questo sistema molto rigoroso, eccessivamente rigoroso se volete, sono riusciti a ritornare a contagi zero. Quindi l'unica vera arma che noi abbiamo in questo momento è questa. Se noi la manteniamo, io sono fiducioso che possiamo aspettare l'arrivo di un vaccino che potrebbe essere quello che determinerà la vera svolta. Se noi non manteniamo queste misure, evidentemente il rischio è che l'epidemia riparta in maniera più rilevante. E certo, stiamo vivendo un momento un po' particolare, così chiudo questa mia riflessione, che è la riapertura delle scuole. Doverosa, necessaria, indispensabile, non è questo l'argomento in discussione. È che in questa nuova strategia, cioè la riapertura delle scuole, noi dobbiamo mantenere molto alta la guardia, perché quello che è successo in Francia in gran parte è legato al fatto che la Francia ha riaperto comunque le scuole alla fine di agosto, e quindi dopo tre settimane ha iniziato ad avere i dati che adesso stiamo vedendo. Quindi in Italia la riapertura delle scuole vuol dire che tra 2 o 3 settimane noi potremo vedere cosa questo ha determinato. Ma anche su questo io sono fiducioso, perché noi stiamo facendo le cose giuste, cioè stiamo entrando nelle scuole, facciamo i tamponi, isoliamo le classi che eventualmente hanno avuto la circolazione di un soggetto infetto. Ecco, voglio dire, tutto si può fare, si può ritornare quasi ad una vita normale, con delle regole però che sono delle regole assolutamente da rispettare, che non possono avere deroghe. Se noi manteniamo queste regole in modo stretto, io credo possiamo riprendere una vita discretamente normale, possiamo riaprire le scuole, possiamo fare tante cose. Quello che abbiamo visto quest'estate è che quando abbiamo voluto fare un passo senza mantenere le regole, ecco, quel passo fatto in più ha determinato quello che sta in questo momento dicendoci l'epidemia in Italia. C'è stata una ripresa importante, ma teniamola sotto controllo. Ecco, tutte queste buone abitudini, questa responsabilità trova anche una radice nella comunicazione che si è fatta delle buone prassi. In questo l'accoppiata sanità, quindi esperti e professionisti della sanità e comunicazione, in questo si è avuto un ruolo importante da parte di questi due soggetti. Soprattutto nella fase iniziale, quando magari le istituzioni erano impegnate a trovare soluzioni concrete per arginare il fenomeno dell'epidemia, sanità e comunicazione, quindi medici, scienziati, virologi e giornalisti, media in generale, hanno dovuto viaggiare insieme in un territorio quasi inesplorato, anzi sicuramente inesplorato, per comunicare alla gente quello che stava accadendo. Lo si è fatto con tanti meriti, lo si è fatto chiaramente anche con tanti errori. Lei, so che era molto interessato a questo aspetto, che valutazione dà della diffusione delle informazioni in ambito Covid all'inizio della pandemia, e a che punto siamo anche in questo? Ma guardi, ha detto giustamente lei, diciamo, l'informazione, soprattutto in un ambito pandemico come questo, riveste un ruolo fondamentale, perché informale vuol dire formare le persone a quelle che sono le conoscenze necessarie per affrontare questa pandemia, in cui si sta a dire qui la scienza in realtà sta aiutando poco, perché in termini di farmaci ne abbiamo pochi, e quindi non abbiamo fatto passi avanti sostanziali. Sui vaccini contiamo molto, ma ancora non ce l'abbiamo, quindi voglio dire, come dicevamo prima, qui è il cittadino, sono i cittadini che devono essere i guardiani del virus, e l'informazione e la formazione può rendere i cittadini in grado di fare bene i guardiani. Quindi questo passaggio per me è molto chiaro. Cos'è accaduto? È accaduto che ci siamo trovati di fronte a una malattia nuova, che è stato complicato anche per noi ricercatori, per noi medici, per noi scienziati, perché voglio dire, esprimersi su una malattia nuova è sempre molto complicato, perché effettivamente ognuno di noi può avere l'idea, la sensazione che si vada in una direzione e poi essere smentiti magari il giorno dopo. Questo certamente ha creato confusione. L'informazione è andata un pochino appressa a questa confusione, per cui diciamo effettivamente ci sono state inevitabilmente date anche informazioni
in qualche modo sbagliate, in un mondo che voleva avere informazioni, era assetato di informazioni. Quindi voglio dire, questo bisogno di notizie continue, questa esigenza da parte vostra a dare continue notizie, questa volontà da parte nostra a cercare di dare sempre spiegazioni alle domande fatte, ecco, ha creato degli elementi che sono stati spesso fuorvianti, diciamo. Io credo che in questo momento comunque l'informazione stia andando nel verso giusto. Quella precisazione che ho voluto fare all'inizio proprio per dire non lasciamoci ingannare dalla falsa speranza che il virus sia diventato un virus più buono, perché questo per esempio è un esempio di informazione non corretta, perché voglio dire, queste affermazioni che hanno una rilevanza enorme a livello generale, perché ovviamente un conto è avere a che fare con una malattia pericolosa, un conto è avere a che fare con una malattia banale, e non credo che ci sia bisogno di dover spiegare ulteriormente queste cose. Ecco, per esempio, questo tipo di informazione è un'informazione che quando deve essere data deve essere molto ben ponderata, sia dal colui che la sta dando, sia da colui che la sta trasmettendo, perché ha una valenza estremamente rilevante. Credo che quello che è avvenuto sia stato un momento di crescita per tutti noi, diciamo, no? Sia per il mondo dei media che per il mondo di noi comunicatori, e che comunque siamo stati in qualche modo tirati fuori dal nostro studio medico in cui siamo abituati a parlare a una singola persona, invece portati davanti a grandi platee. Quindi in qualche modo ci ha esercitato anche a noi a essere più attenti quando parliamo. E noi comunicatori abbiamo imparato quanto importante è comunicare cose corrette, perché comunicare una cosa scorretta in quest'ambito poteva significare nuovi malati, nuovi decessi, insomma, giocare con la pelle delle persone. Quindi concordo con lei nel dire che è stato un momento formativo veramente, veramente importante. Dottore, ci tengo a sottolineare che un dialogo come questo e il progetto portato avanti con questi dialoghi sulla salute globale hanno proprio questa ratio alla base, cioè quello di informare correttamente anche e soprattutto in quest'ambito. Ci avviamo verso la fine, dottore, come sa questi dialoghi durano intorno alla mezz'ora, e in un mondo non ideale, ma nel mondo in cui viviamo adesso, quindi con il Covid, con tutti i problemi che gli ospedali stanno incontrando, con la difficoltà di accesso, con le risorse anche economiche che vengono destinate in questo momento a quest'ambito. Quando prevede lei, così diamo anche qualche notizia rassicurante, l'uscita da questo momento di difficoltà legato al Covid e quindi anche all'eradicazione del virus, e così ritorniamo anche al tema iniziale, quando prevede l'uscita o l'eradicazione dell'epatite C? Quel 2030 è ancora alla portata o abbiamo definitivamente perso quel treno che ci porta a quella data? Allora, prima parte del discorso, l'uscita da questa pandemia, devo dire, noi un po' ci dobbiamo abituare a convivere con questo virus, cioè probabilmente l'eradicazione globale del virus sarà complicata da raggiungere, diciamo. Però non è necessario eradicare il virus completamente. Esistono tanti virus che stanno intorno a noi, che sono dei brutti nostri compagni, perché ogni tanto fanno dei guai, ma l'importante è riuscirli a contenere in una numerosità ridotta e avere nuove armi per cercare di sconfiggerli. Quindi un po' dovremo convivere con questo virus, ma credo che impareremo a conviverci bene. Quando è che però questa epidemia avrà dei livelli non più così preoccupanti e non così assillanti? Inevitabilmente in questo momento con l'arrivo del vaccino. Arriverà presto il vaccino? Probabilmente sì. Diciamo, ci sono dei vaccini che sono effettivamente in una buona fase di sperimentazione e stanno dimostrando dei buoni risultati. Quindi io credo che presto ci sarà questa opportunità. Certo, da quando il vaccino inizierà a essere utilizzato nella popolazione a quando avremo vaccinato un numero sufficiente di persone per vedere l'effetto protettivo e quindi una ridotta circolazione, quindi l'uscire da questo stato di emergenza, e purtroppo ci vorranno diversi mesi, quindi dobbiamo iniziare a ragionare che il 2021, speriamo non tutto il 2021, ma insomma una parte del 2021 sarà vissuto un po' con queste
misure, con queste attenzioni che noi dobbiamo fare. Credo che questa sia una previsione corretta. Epatite C, così concludo la sua domanda. Io penso che siamo ancora in tempo per quel 2030. Diciamo, se noi riprendiamo il ritmo, e non deve essere l'epidemia Covid che ci rallenta, se noi riprendiamo il ritmo possiamo tranquillamente raggiungere quello che sembrava fino a poco tempo fa un sogno. Ormai abbiamo farmaci che in 2 mesi o in 3 mesi distruggono completamente il virus, come dicevo prima, nel 98% dei casi. In medicina avere una risposta sicura nel 98% dei casi non si ha quasi mai. Se noi curiamo il diabete, l'ipertensione, qualsiasi stupidaggine, non diciamo mai, non perché quelli siano stupidaggini, ma dire altre stupidaggini eventuali, il mal di gola o quant'altro, è difficile che noi medici diciamo al 98% guarirai. Siamo sempre più cauti, qui invece possiamo dire il 98. Quindi se riprendiamo quella strada, il 2030 è ancora a portata di mano e noi possiamo vincere questa partita, che sarebbe una grande partita in termini di sanità e sarebbe, e questo forse va detto in questo momento, un grandissimo risparmio, perché ormai i farmaci costano poco e la malattia costa tanto. Quindi aver ridotto il numero di trapianti di fegato, ogni trapianto di fegato costa delle cifre altissime, che sono ben spese, perché il trapianto di fegato è un grande successo della medicina, ma sono tutti grandi risparmi che possiamo fare. Quindi voglio dire, anche su questo io inviterei un po' a riprendere quella strada, perché quel traguardo non è così lontano, lo possiamo ancora raggiungere. Bene, con questo messaggio positivo, che non è solo una previsione di quelle di cui parlavo poco fa, ma è un percorso ben segnato e di cui si vede l'orizzonte, ringrazio il professor Massimo Andreoni per essere stato con noi in questa mezz'ora di dialogo sulla salute globale. Ringrazio chi ha organizzato il progetto degli editori La Terza, Il Mattino di Padova, che è Media Partner. Ricordo che gli incontri continuano e continueranno fino a che non arriveremo al grande festival della salute globale, che si terrà dal 9 al 15 novembre 2020 a Padova. Grazie agli ascoltatori, soprattutto rinnovo il ringraziamento al professor Andreoni e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.